Va ora in onda Telenauta 69. Buon divertimento. Esci con me. No, c'è Telenauta. Il sabato stai collata alla TV. Credo bene. C'è sempre Lullo e Greg. Con la prima puntata del nostro varietà abbinato alla lotteria di fine d'anno. Abbiamo parlato di viaggi nello spazio, parliamo ora di viaggi nel futuro, perché quest'anno protagonista delle vostre serate non sarà una gara canora, bensì qualcosa di molto particolare che ci porterà la nostra Morena, il Futurello! Ecco qui la nostra Morena, meravigliosa, elegante e con questi splendidi occhi. Ma via, scommetto che dici a tutte così. No, io non vado in giro a dire a tutte che tu hai degli splendidi occhi. Sempre emozionata? È sempre emozionante stare qui con voi. Il pubblico è Futurello. Eh già, Futurello, l'invenzione di cui tanto hanno parlato i giornali e che ci permette dei viaggi straordinari nella televisione del futuro. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori come funziona il Futurello? Facciamo un esempio. Morena, cosa ci fa vedere questa volta il Futurello? Ma vediamo come saranno le TV dei ragazzi, la pubblicità e i programmi sportivi del futuro. Ma dove sono andati a finire Lillo e Greg? Qualcuno li ha visti? Lillo? Greg? Quando sparisce uno, sparisce anche l'altro. In questo sono proprio uguali. Neanche fossero gemelli. We'll be right back.
È arrivato il momento di dare un po' di sprint alla nostra serata, con un complesso che piacerà molto a tutti i giovani che ci seguono, reduci dal trionfo al Cantagiro, con la canzone Una pagnotta è un sogno in tasca, i Blues Willis! Vi sono piaciuti? E a te, Lillo? Per me sono troppo moderni, quei vestiti, quei capelli. Sono brutti. Brutti loro. Guardate quanto saranno brutti i complessi tra qualche anno. Sconvolta, Morena? Beh, anche per me sono troppo moderni. Brutti. A me piacciono gli uomini eleganti, di classe, con savoir-faire. Vuoi dire che ho speranze anch'io? No. E quindi potrei... Anche no. Ma come ogni settimana, il Futurello ce lo presenta... Morena! Buonasera Lillo, buonasera Greg. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco la nostra Morena, sempre elegante. Sempre charmant. Sempre bella. Sempre procace. Ben carrozzata. Buona. Maiale. Un gran tocco di... parliamo del Futurello. L'invenzione sì che ci permette degli straordinari viaggi nella televisione del futuro. I telespettatori ci chiedono se è in vendita, come è fatto, ma questo è un segreto che noi non possiamo rivelarvi. L'unica cosa che siamo riusciti a scoprire è che è fatto di Mouplen. Il Futurello ci ha mostrato fatti e personaggi sorprendenti della televisione del futuro e invece pensavamo noi di vivere un anno di grandi cambiamenti. Pensate ad esempio a Easy Rider nel cinema oppure allo scioglimento dei Beatles. E poi quest'anno c'è stato il Festival di Sanremo, il Festival dei grandi cambiamenti, il Festival del Largo ai Giovani, come ha detto il patron Ezio Radaelli. Beh, oddio, tanto largo ai giovani, in fin dei conti hanno vinto Bobby Solo e Iva Zanicchi con Zingara. Beh, scusa, Iva Zanicchi sarà una cantante tradizionale ma coerente, è una che non scende e non scenderà mai a compromessi. Sicuro? Vediamo un po'. Vabbè, quasi nessun compromesso. Abbiamo appena visto un programma che si chiamerà Ok, il prezzo è giusto, un grande successo della televisione anni 80. Altri giochi e premi e altri quiz seguiranno questa trasmissione. Vediamone uno insieme a una trasmissione sportiva e a uno spezzone di trasmissione per bambini. Festival di Sanremo, ne abbiamo parlato, lo abbiamo visto ed ora ascolteremo una canzone classificatasi quest'anno al quinto posto dopo un'ora fa di Fausto Leali. Non dimentichiamoci che Orso Maria quest'anno ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore protagonista al Festival del Cinema di Venezia. Grazie, grazie, non c'è bisogno, siete molto, 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 molto gentili. Senti Orso Maria, lo sai che abbiamo una sorpresa per te? Sono impaziente. Morena! Bella, 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 una grande sorpresa gradita. Allora io la... No, vieni qua, dove vai? Da questa sera Telenauta 69 darà l'opportunità a uno dei grandi personaggi dello spettacolo di conoscere quale sarà il suo futuro artistico attraverso il Futurello. Vogliamo vedere insieme quale sarà la tua carriera, Orso? Maria. Morena. Che possiamo dire? Abbiamo qui ospite stasera il futuro vincitore di due premi Oscar. Complimenti, Orso Maria. Vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto. Il produttore che ha creduto nel progetto, il regista e poi naturalmente la mia partner sul set, splendida, meravigliosa, la troupe tutta. Sì, Orso, no, forse stai anticipando un po' troppo i tempi. Sì, anche perché non sappiamo effettivamente chi è che dobbiamo ringraziare e per cosa. Sì, comunque poi il Futurello tra l'altro è ancora un prototipo, infatti ogni tanto perde la sintonia. Ma proviamo a ricollegarci con il tuo futuro. Andiamo...
Beh, però hai preso due Oscar. No, mica uno. Sì, ho capito, ma lei ha detto che io mi sarei potuto salvare se solo... È nella mia sintonia, è un prototipo. Sì, un prototipo. Si funziona male. Ho capito, ma se noi pigiamo... Sì. Ma... Non funziona bene. Salutiamo Orso Maria Albertacci con un bel applauso. Dillo. Che salutiamo. No, ma c'è un futuretto, scusate. Basta. E ci vuole poco, no? Basta Orso Maria. Scusate, ragazzi. È solo l'ora. Il futuro riserva sempre delle incognite. Vediamo dove ci porta adesso il futurello. Ti ha mai detto nessuno che sei sensuale e seducente? Sì. Ti ha mai detto nessuno che sei viscido e trapagnotto? Sì. Pietrinauta, è il momento della poesia. Greg interpreterà per voi gli splendidi versi del grande poeta russo Sergei Dinozov, il vecchio di Via Como. Il vecchio di Via Como. Ogni mattina, andando in ufficio, passavo in Via Como e vedevo quel vecchio, logoro e lacero, liso e patito, scarno e malato. Elemosina, questua, muta richiesta, mi dava amarezza e foschi pensieri. Ogni mattina vedevo quel vecchio, passando in Via Como, andando in ufficio, sempre più scabro, sempre più scarno, sempre più malato e macerato. Mi dava tanta amarezza e foschi pensieri. Ogni mattina, andando in ufficio, passavo in Via Como e vedevo quel vecchio, sempre più scarno, sempre più scabro. Obolo, muta richiesta, elemosina. Mi dava tantissima amarezza e tantissimi foschi pensieri. Ogni mattina vedevo quel vecchio andando in ufficio, passando in Via Como. Tanta amarezza, tanti pensieri. Ogni mattina vedevo quel vecchio andando in ufficio, passando in Via Como. Ogni mattina. Non passo a Via Udine, allungo un po', però che cavolo. Buonasera. Buonasera Morena. Buonasera. Poche settimane ancora e diremo addio a questi anni 60 rivoluzionari. Pensate per esempio a Woodstock, tre giorni di pace e amore. Questo è il motto dei Figli dei Fiori che ci viene direttamente dall'America. Quella parte dell'America che vuol dire stop alla guerra nel Vietnam, stop a tutte le guerre, stop alla violenza. La violenza, sì. Sempre dall'America ci giunge un fatto di cronaca terribile. L'uccisione dell'attrice Shannon Tate, moglie del regista Roman Polanski, nella sua villa di Bel Air da parte di un certo Charles Manson, che è il santone di una setta satanica. Tu, Lillo, che ne dici delle sette? Greg, facciamo le sette e mezza, le sette non ce la facciamo. Esisterà la violenza nel futuro? Andiamo a vedere. Avete visto? La violenza esisterà ancora nel 2000. Ma direi di passare a qualcosa di più leggero. Distraiamoci un po'. Il mio nome è Bond, James Bond. Cognome? Bond.
Bond. Signor Bond, James Bond Bond. Che cazzo di nome? Nato, eh? No, cioè, no, io dico il mio nome è Bond, James, però sarebbe James Bond. James Bond, cognome? Bond. Ah, James Bond Bond, solo un James e due Bond. Dove un James del nome, un Bond del nome e un Bond del cognome. Nato, eh? No, allora partiamo dal cognome. Sì, Bond. Bond, nome? James, James Bond. Ah, James Bond Bond, sono due James e due Bond. Dove due James del nome, un Bond del nome e un Bond del cognome. Nato, eh? No, no, allora guarda. Allora, partiamo dal nome. Un momento. Dal cognome? No, prima. No, andiamo in meglio. No, faccio mente locale. Dal cognome. Un secondo dal solo. Nome? Dal cognome? Un attimo. Dal nome? Ancora? Allora, io faccio il mio nome è Bond. Dovrei dire il nome è James. James Bond. Invece dico il nome è Bond. Il cognome è Bond. Io come mi chiamo? Bond, James. Ah, è James Bond. Cognome? Bond. Il Bond, ho scritto bene prima. Andiamo, mi danno il cognome, ecco, eh? Sì, è vero Ramona, e infatti questo è il momento in cui noi proponiamo un quiz a una persona presa a caso tra il pubblico presente nel nostro studio. C'è qualcuno che se la sente di venire? Ecco, lei ha alzato la mano, venga. Benissimo, bene, benvenuto al nostro quiz. Lei è il signor, non deve guardare il monitor. Lei è il signor? Luigi. Luigi? Venivo. Da? Destra. Benissimo, signor Venivo. Allora, nel caso lei dovesse rispondere esattamente alle nostre domande, vincerebbe la bellezza di... 100 sacchi. 100 bei sacconi, come dice la nostra favolosa Ramona. È contento, signor Venivo? Sì. Bene, allora c'è una materia in cui lei si sente particolarmente preparato? Storia della Rivoluzione Francese. Storia della Rivoluzione Francese, benissimo, benissimo. Noi invece le faremo delle domande sulla zoologia. Sì, va bene, passiamo alle domande. Allora, la prima domanda è un marsupiale. Wallaby che... delle rocce. Sì, è giusto, il Wallaby delle rocce. Hai indovinato la prima. Wallaby delle rocce. Dunque, seconda domanda. È simile. Fennec al... o volpe del deserto? Sì, bene, giusto. Passiamo alla terza. Il tapiro. Domanda. Vinto? Sì. A me questo mi ha fatto prendere i 5 minuti, che però mi potrebbero passare se uscissimo io e te, Ramona. Accetto solo se indovini che profumo porto. Eau de printemps numero 7. Indovinato! Ma andiamo a vedere quale sarà il futuro del maestro Fosco Albonati. Oh! C'ha un di dietro che canta! Complimenti Greg, grande interpretazione. E che bella voce. Grazie Morena, sei sempre molto gentile, oltre che essere così fascinosa. Conturbante. Attraente. Seducente. Ammaliatrice. Bella. Incantatrice. Oh, io ce ne avevo due, seducente e conturbante. Già bella ce l'ho messo io. Perché devi per forza andare a copione, non è che ti basta guardarla? Sì. Alta. Muliebre. Oh, beh, ma manco il tempo di... Vabbè, dai, sì. Bella. L'hai già detto. Ammaliatrice. L'ho detto io. Puntuale. Puntuale. Vabbè, oh, è un complimento. Oh, per me la puntualità è importante. La prima... Oh, ah, sulla puntualità, prima cosa, proprio. La cosa più importante che... Sinuosa. Che c'è, io? C'è qualcosa che... Lillo. Eh? Il complimento? Sì, Fudurello. Ci vediamo ancora qui tra sette figli.
Lascia perdere. Sembrava. Passiamo ora all'invenzione che ci permette di viaggiare nella televisione del futuro. Il Futurello. Ecco la nostra splendida Morena. Morena, ti hanno mai detto che hai degli occhi magnifici? Sì, me l'hanno detto. E ti hanno mai detto che hai una bocca sensuale? Sì, me l'hanno detto. E ti hanno mai detto che hai una pelle... vellutata. E i capelli... setosi. Sì, sì, me l'hanno detto. E ti hanno mai detto che hai uno sgatorbio dalle brogge alterne? No. Ah, questo non te l'hanno detto. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Il Futurello questa volta ci porta nel 2000 a conoscere un fenomeno che avrà una larga diffusione in quel periodo: i telepredicatori. Cara, siamo sicuri che questo è solo il primo di una serie interminabile di successi? Andiamo a vedere quale sarà il brano che canterai tra 10 anni. Come ogni sera, siamo arrivati al momento musicale della nostra trasmissione. Abbiamo ricevuto moltissime lettere in cui ci chiedete informazioni sul complesso ospite nel nostro varietà. I Blues Willis! Buonanotte a voi da tutti noi, buonanotte a noi da tutti voi, ci vediamo ancora qui tra 7. Il Futurello! Morena, siamo all'ultima puntata di Telenauta. Vuoi dire qualcosa? Vuoi ringraziare qualcuno? Beh, certamente. Prima di tutto vorrei ringraziare... Grazie Morena, vediamo dove ci porta oggi il Futurello. Morena, come deve essere il tuo uomo ideale? Alto? No, anzi... più è basso e più lo trovo intrigante. L'importante è che abbia una mascella volitiva, anche molto accentuata, davvero maschio. L'espressione accigliata di chi sa sempre quello che vuole. Però che abbia allo stesso tempo una faccia che sorrida sempre. E poi con un'andatura disinvolta, ghinoccolata quasi, trascinata. Ah! Morena, amore! Aspettate,
Aspettate un secondo, perché prima di salutarvi vogliamo mostrarvi l'ultima sorpresa che il futurello ci ha portato. Telenauta 69 tra 10 anni, nel 1979, esisterà ancora. Guardate. Noi, buonanotte a noi da tutti voi, ci vediamo ancora qui tra 7. Grazie. Prima di salutarvi vogliamo mostrarvi l'ultima sorpresa che il futurello ci ha portato. Tra 10 anni, nel 1989, Telenauta esisterà ancora. Guardate. E voi ci vediamo ancora qui tra 7. Prima di salutarvi, vogliamo mostrarvi l'ultima sorpresa che il futurello ci ha portato. Nel 1999, Telenauta esisterà ancora. Grazie, grazie. Aspettate un momento, perché prima di salutarvi volevamo mostrarvi l'ultima sorpresa che ci ha portato Futurello. Tra 10 anni, nel 2009, Telenauta esisterà ancora. Guardate. Buonanotte a voi da tutti noi, buonanotte a noi da tutti. Ci vediamo ancora qui tra 7.
Beh, però hai preso due Oscar. No, mica uno. Sì, ho capito, ma lei ha detto che io mi sarei potuto salvare se solo... È nella mia sintonia, è un prototipo. Sì, un prototipo. Si funziona male. Quindi... Ho capito, ma se noi Ma... Non funziona bene. Salutiamo Orso Maria Albertacci con un bel applauso. Dillo. Che salutiamo. No, ma c'è un futuretto, scusate. Basta. E ci vuole poco, no? Basta Orso Maria. Scusate, ragazzi. È solo una cosa. Il futuro riserva sempre delle incognite. Vediamo dove ci porta adesso il futurello.